mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Io quando ero piccolo leggevo gli articoli che mia madre aveva a casa di selezione, Reader's Digest. E mi ricordo che una volta andai a scuola con questo articolo sulla bomba atomica ed ero felicissimo di raccontare ai miei compagni: guarda come funziona la bomba atomica. E la mia maestra all'epoca dice: ah Paolo, tu sarai uno scienziato. Io per anni pensai: forse è vero. In realtà non era così. A me piace molto di più raccontare la scienza che non farla. Io sono Paolo Legato, sono il direttore del Museo Acqua e Ambiente, che è il primo museo europeo completamente dedicato ai temi ambientali. Quindi nasce nel 2004 in quella che era una volta una fabbrica e quindi siamo un esempio vivente, se vogliamo, di riutilizzo e quindi di riciclo architettonico. Quindi dove c'era la fabbrica adesso c'è un museo e di fronte al museo oggi c'è un prato, un ex parco industriale che è diventato una zona di invece utilizzo diverso, quindi i cittadini possono venire, portare i cani, i bambini vengono a giocare, a prendere un po' di sole durante l'estate e se vogliono fare anche un giro all'interno del museo. Non è un museo di collezioni, è un museo di esperienze e quindi si inserisce nella grande famiglia europea dei musei di scienza. Si sviluppa su tre padiglioni, quindi siamo intorno ai 4.300 metri quadri più o meno di superficie, compresi i giardini e le aree verdi. I temi che oggi trattiamo sono quelli dell'acqua, degli scarti, l'energia e l'alimentazione. E lo fa, come dicevo, usando l'exhibit come strumento comunicativo, cioè si tratta di un punto in cui il visitatore può fermarsi, tipicamente giocare con un contenuto multimediale o un contenuto anche, se vogliamo invece, analogico. Ci sono alcune macchine, delle pompe per esempio al piano dell'acqua, come funziona una pompa, come funziona un abete di Archimede e così via, per imparare qualcosa. Cioè noi creiamo un ponte cognitivo con il visitatore attraverso l'esperienza diretta con un fenomeno. Però così i prezzi salgono alle stelle. Tu li hai visti quanto costano i prodotti biologici rispetto a quelli del supermercato? Ma se noi cambiamo il modo di vedere le cose, se torniamo a produrre a livello locale ciò di cui abbiamo realmente bisogno, allora risparmieremo sui costi energetici e sui trasporti, nella qualità dei prodotti e migliorerà. Siamo aperti al pubblico durante i fine settimana e per le scuole durante la settimana. Quindi da lunedì a venerdì abbiamo attività che riguardano i laboratori didattici o le visite guidate degli spazi. Le visite guidate e i laboratori durano tutti 90 minuti. Parliamo con tutti i gradi scolastici. La grande sfida che ci attende è quella di riuscire a modulare i contenuti. E lo facciamo grazie a una schiera di pilot, cioè i pilot sono gli animatori e le animatrici scientifiche del museo, sono quelle persone che davvero hanno il contatto diretto col pubblico, sono loro che portano il messaggio e ascoltano anche i feedback, perché un posto come questo secondo me funziona se c'è uno scambio reale. La scuola viene tipicamente una volta l'anno, poi abbiamo alcuni insegnanti che sono super fedeli, e quindi noi le ringraziamo per questo, e fanno del museo una risorsa didattica fondamentale, quindi loro sanno che un pezzo di programma lo faranno qua con noi. Il museo ha tante missioni, se vogliamo. Una è quella di parlare di ambiente, quindi raccontare le buone prassi, sensibilizzare sui temi caldi, eccetera, eccetera. Poi ne svolge anche altre. Fra le altre missioni c'è quella di formare delle persone competenti a comunicare la scienza, anche quella più difficile. Quello che dobbiamo fare, io penso, qua come museo, e far sì che le persone acquistino sempre di più, diciamo, le carte per essere in regola sulla cittadinanza scientifica. Se un domani che veniamo interpellati come cittadini con un referendum su un tema scientifico difficile, cellule staminali, sì o no? Noi non possiamo permetterci di dire abdichiamo questo diritto, scelgono gli scienziati per noi, da una parte, oppure dall'altra seguiamo su Facebook chi urla di più. La cosa migliore è avere qualche strumento in più che ci permette di capire, quindi di capire se una notizia è vera e falsa, e tutto questo, quindi la capacità di analisi, nasce però banalmente dalla tranquillità nei confronti della scienza. E quindi sapere che tu puoi capire quella cosa anche se hai fatto un altro mestiere, anche se hai studiato altre cose, ti permette di essere un cittadino più equipaggiato e quindi alla fine vivere in un paese più democraticamente solido. Per me l'Italia che cambia è un'Italia che impara,
che impara dalle differenze, che le accoglie e che le integra. Ed è, se vogliamo, l'unico futuro disponibile che abbiamo. Senza cambiamento ci troviamo a vivere sempre nel nostro sistema. Se il sistema ha dimostrato di avere dei gravi problemi di gestione, deve essere abbandonato. Senza rivoluzioni armate, ma con grande pazienza. Ce la faremo? Ce la faremo, sì. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.